come le api, che senza esitare attraversano talvolta le ampie distese dei campi, pur di raggiungere l'aiuola prediletta, e poi, stanche, ma soddisfatte e cariche di polline, tornano al favo, per ivi compiere in feconda opera silenziosa la sapiente trasformazione del nettare dei fiori in nettare di vita. Così voi, dopo averla raccolta, tenete ben chiusa nel vostro cuore la parola di Dio. Tornate all'alveare, cioè meditatela con attenzione. Scanditene gli elementi, ricercatene il significato profondo. Essa vi apparirà allora nel suo luminoso splendore, acquisterà la potenza di annientare le vostre naturali inclinazioni verso la materia. Avrà la virtù di trasformarle in ascensioni pure e sublimi dello spirito, di avvincere sempre più strettamente il vostro cuore al cuore divino del vostro Signore. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Questo pensiero un po' lungo di Padre Pio per questa giornata è un invito, ecco, a far tesoro della parola di Dio, della meditazione. Padre Pio paragona questa attività della meditazione, della contemplazione, della parola di Dio, ecco, al lavoro delle api, e quindi di quel lavoro attento, preciso, meticoloso, che fa sì che le api possano, ecco, dopo questa loro attività, produrre quel miele che diventa delizia per, per i nostri palati. Così anche Padre Pio ci ricorda che la parola di Dio che noi abbiamo attinto, ecco, dalla lettura, la dobbiamo meditare, ruminare nel cuore, approfondire, meditare, scoprirne i significati nascosti, e così diventa quel miele, ecco, quel nutrimento che, ecco, ci sostenta nel nostro cammino spirituale. Senza questo nutrimento la nostra vita spirituale inaridisce, si impoverisce, diventiamo aridi come il deserto, e questa è una tentazione che oggi è molto presente nella vita dei cristiani, di ciascuno di noi, perché siamo bombardati dai messaggi mediatici, dalla televisione, dai mezzi di comunicazione, ecco, da tutto quello che, tutti quei messaggi che ci giungono da ogni parte, che sono alla portata di tutti. Questo ci porta un po' a svuotarci interiormente, a diventare superficiali, ad avere tante informazioni, tra l'altro non sempre, ecco, veritiere, ma a perdere la capacità di interiorizzare, di meditare, di ruminare, di contemplare. Allora diventiamo aridi come un deserto e la nostra vita intristisce, inaridisce, diventa davvero povera. Abbiamo bisogno di attingere, come le api che vanno ai fiori per attingere, ecco, questo polline col quale poi produrranno il miele. Noi abbiamo bisogno di andare alla parola di Dio, di attingerla, di ruminarla nel cuore. Talvolta può essere anche una frase, un'espressione che ci può accompagnare, che ci può arricchire, che può essere meditazione anche nell'arco di una giornata. Anzi, direi che quello dovremmo fare ogni giorno. Magari quando ci alziamo, prima di scendere dal letto, perché no, leggere una frase, un'espressione del Vangelo, di un libro anche dell'Antico Testamento, un'espressione che può diventare nutrimento e che noi portiamo nel cuore nell'arco della giornata, la meditiamo, la ruminiamo, ci ripensiamo spesso e magari scopriremo dei significati che
che a prima vista, a primo acchito, non ci sono apparsi così evidenti e che possono diventare davvero un nutrimento prezioso per la nostra vita spirituale e per la nostra testimonianza di cristiani nel mondo. Pace e bene a tutti.